anche a distanza, perché la distanza, diciamo, oggi viene mediata da altri fattori, no? Altre possibilità, ci sono possibilità di vedersi, insomma, ci sono tante possibilità. E però, diciamoci, la prima cosa fondamentale è ovviamente la comunicazione tra due persone. Sembra un concetto retorico, ma in realtà è così e dobbiamo farlo nel modo giusto. Con comunicazione intendo anche i comportamenti, il linguaggio del corpo, la gestione dei tempi. Possiamo affermare, diciamo, che ogni atto seduttivo nasce da una comunicazione e questo è un punto fondamentale. È ovvio che se riusciamo a capire le persone, no? L'esempio di Manuel Moriver, se incontri una persona che quando inizia a andare subito su una situazione del genere, sapere se vuole solo sesso o meno, non lo so, dipende dai vincoli che si mette. Questo è un punto fondamentale. Dipende dai vincoli che si mettono, da quello che uno fa. Allora, il fatto che una persona sia coinvolta sessualmente non c'entra assolutamente niente con il fatto di un coinvolgimento che va in altri termini. Sono delle cose separate. Quindi la sessualità viaggia su un binario, l'affettività viaggia su un altro binario e l'impegno viaggia su un altro binario. Sono tre binari separati. Non puoi dire a uno, questo mi vuol trombare, allora diciamo mi ama o non mi ama. Potrebbe amarti o potrebbe non amarti. Sono due cose separate. Altrimenti tutti gli uomini che vanno a mignotte si innamorerebbero della mignotta se bastasse il sesso. No? Quindi no, non è un indicatore del fatto che una persona vuole o meno avere una relazione con te. Se vuole avere una relazione con te, deve creare una relazione. Questo è un punto fondamentale. Ma poi abbiamo Chris che non riesce a scrivere nell'altro canale, ma sicuramente avrei preso lucciole per lanterne, Befana che non sei altro. Ecco, quindi, comunque, ogni atto seduttivo e dobbiamo renderci conto anche del tipo di comunicazione che mette in atto una persona. Quindi, e il fatto è che uomini e donne da questo punto di vista sono diverse. Saluto anche Tug. Perché per una donna, diciamo che da un certo punto di vista, sesso e amore sono un po' più conglobati. Adesso non vado a fare tutto lo spiegozzo, però le motivazioni sono fisiologiche, proprio fisiologiche, diciamo, perché dalla filogenesi in avanti, no, no, non ho bloccato nessuno, comunque poi domani controllo, ma non ho bloccato nessuno, io non t'ho bloccata, comunque domani vado a vedere. Quindi salutiamo anche Betty Kotich, Kami. Quindi questo è un punto molto importante, un punto fondamentale. Quindi ogni atto seduttivo si apre con la comunicazione non verbale tra i due soggetti e la comunicazione verbale. Quindi questo è un fatto fondamentale. Gli ex che ritornano normalmente vanno mandati a fanculo, o se non li mandi a fanculo, devi assolutamente mettere dei grossi vincoli. Questo è un altro punto molto importante. Quando abbiamo a che fare con un ex, dobbiamo mettere dei grossi vincoli se vogliamo capire perché sesso, amore e impegno viaggiano su due linee completamente diverse. Salutiamo Cami, Betty, Fabio, eccetera, eccetera. Allora, quindi, che cosa dire fondamentalmente? Spesso non ce ne rendiamo conto, ma la comunicazione, diciamo, si sviluppa male perché non siamo in grado di inviare e di ricevere dei messaggi che in qualche modo invece ci decodificherebbero se una persona è coinvolta o non è coinvolta. Non è vero che i vincoli fanno scappare, questa è un'altra falsità. Quando una persona ti mette dei vincoli, non è vero che i vincoli fanno scappare. I vincoli fanno scappare se non hai potenziale e se un ex ritorna, e se un ex ritorna, e se un ex ritorna è perché
Tu devi mettergli dei vincoli per testare il suo potenziale. Questo dovete imparare a farlo. Come fare a capire se uno vuole solo trombarti o vuole fare anche altro? Dipende, indipendentemente dal fatto che ti trombi o meno, dagli impegni che si prende, da quello che fa per te. Se l'unico impegno che si prende è invitarti al parcheggio del cimitero a trombare, vuol dire che vuole solo quello. Questo è un dato di fatto, no? Bisogna osservare i comportamenti. Se tu non gliela dai e quello proprio per il fatto che non gliela dai non ti vuole più vedere, ti voleva solo trombare. Dobbiamo renderci conto di questo, no? Cioè, le cose viaggiano su punti diversi. Gli impegni possono essere impegni di varia natura. L'impegno è un qualcosa di logico e razionale. Che ne so, presentarti agli amici, presentarti i genitori, ad esempio. O farsi presentare dai tuoi genitori, conoscere i tuoi genitori, conoscere i suoi, sono tutti impegni questi, che se uno si prende comunque anche per coerenza con se stesso ha delle cose. Ricordo però che le risposte solo alle persone abbonate o che hanno, diciamo, solo le persone abbonate o che fanno una donazione. Allora, quindi andiamo avanti con il discorso. La prima regola è che dobbiamo capire che abbiamo davanti se vogliamo farli innamorare, capire quali sono i suoi turbamenti. Un altro elemento che spesso porta fuori strada è il cosiddetto effetto alone. L'effetto alone è proprio quello: quello mi tromba vuol dire che è innamorato di me. Non c'entra un cazzo, non c'entra un cazzo. L'effetto alone vuol dire che una cosa la proietto sulle altre. Eppure molte donne, ma mi ha trombato, è venuta a letto con me, adesso come mai se n'è andato? Ma quando mai? Ma quando ti vedeva? Ci vedevamo solo al parcheggio del cimitero. Ma ti parlava, diceva delle cose, cosa ha fatto per te? Si interessava della tua vita, delle tue cose, vi sentivate spesso? No, no, mi chiamava soltanto per l'appuntamento al parcheggio del cimitero. E allora, cara figlia mia, è come dire, se sei cogliona, affari tuoi. Un abbraccio dalla Sicilia. Bene, quindi un altro elemento appunto che porta fuori strada è questa sorta di effetto alone, no? Questa sorta di effetto alone per cui tu vai a prendere una cosa e la porti sulle altre, no? Quindi il sesso diventa un qualcosa di generalizzato. Quindi diciamo che ci sono tanti studi comportamentali che fanno capire che ci sono dei segnali che tu devi imparare a cogliere, grazie a Fabio. Ci sono dei segnali che tu devi imparare a cogliere se vuoi ottenere dei risultati, se vuoi capire se una persona è coinvolta. Quindi, più che l'aspetto verbale, è anche l'aspetto non verbale. Ora, se una persona neanche vuole parlare con te, mettiamo una relazione a distanza, non vuole parlare con te, non vi sentite, non ti vuol vedere solo al parcheggio del cimitero, non ti presenti ai suoi amici, quando magari ti ha portato dicendo che era a casa tua, ti porta in uno scannatoio formato dove c'è soltanto un letto e un cesso, diciamo, e basta, che è evidente lontano un chilometro che si tratta di un pied-à-terre o di una garçonniere, è evidente che quello non gliene frega un cazzo di te e rappresenti semplicemente una situazione di questo genere, no? E questo è un punto fondamentale, questo è un punto fondamentale. Dobbiamo avere queste capacità di valutare queste cose, no? E però l'effetto alone ci prende anche noi, perché noi praticamente, qual è l'effetto alone che dicevo prima? Quelli che sono i nostri bisogni ideali, diciamo, li facciamo diventare, ascoltiamo anche Roxy, i nostri bisogni ideali li facciamo diventare anche, come possiamo dire, una carbone in veneziano, in veneziano una carbone, ok? Cioè, proiettiamo sugli altri quelli che sono i nostri bisogni, cioè speriamo che gli altri possano risolvere i nostri problemi ideali, mentre invece non è così. I nostri problemi ce li dobbiamo risolvere da noi. Saluto anche Chicca. Quindi, non devi assolutamente proiettare, non devi assolutamente proiettare. E questo poi,
Tra l'altro, se tu impari a rifiutare, sai anche coinvolgere, perché la maggior parte degli uomini, ad esempio, prende il rifiuto come una sconfitta personale, no? Quindi se tu impari a rifiutare, non dico rifiutare quando una persona ti piace e fa quello che vuoi, ma se tu impari a rifiutare una persona, un uomo in questo caso, che magari non ti dà quello che vuoi, impara a dirgli no. Devi imparare a dire no, devi imparare a mandare a fanculo. Allora è probabile che lui non sappia accettare il rifiuto e quindi faccia più cose. Questo è importante, salutiamo anche Sara. È bene quindi imparare a comunicare, imparare a leggere i segnali non verbali, le pupille che si dilatano, il mordicchiamento delle labbra, il fatto che una persona viene avanti. Tra i libri di psicologia, bruciando un po' di argomenti, ti suggerisco i miei libri, ad esempio, se non li hai ancora letti, che parlano di seduzione, o se no, dei libri di PNL, perché la PNL, secondo me, nella comunicazione, per rispondere a Fabio, è una delle cose importanti. La PNL, ad esempio, un libro che secondo me vale molto è La struttura della magia di Bandler e Grinder, edizioni Astrolabio. Se no, ovviamente i miei due libri, che sono L'ingegneria della seduzione e A me il cuore, please. Quindi, comunque, dobbiamo imparare a gestire, diciamo, imparare a gestire quelle che sono le nostre emozioni. Questo è un altro punto fondamentale, ascoltiamo anche Francesca. Quindi quando conoscete una persona, ovviamente osservate come che linguaggio non verbale ha, osservate i comportamenti ha, provate a ricercare un contatto fisico, se lo vedete, ovviamente. Oppure, se non lo vedete e non volete, diciamo, e non avete possibilità, provate a variare un po' il tono di voce. Salutiamo anche il grande Giorgio Cameli e seguitelo su Mirart Point Roma, dove trovate anche il Batte di Ciglia e il Sentiero della Felicità. Quindi ci sono tutta una serie di strutture che noi dobbiamo imparare ad analizzare e soprattutto farlo in modo, come dire, logico, senza farsi prendere dai nostri bisogni, perché il vero grande limite che noi abbiamo sono i nostri bisogni. E dovete imparare a darvi emozioni senza farvi devitalizzare un dente, senza anestesia, perché quello è una sofferenza. Però sarebbero emozioni, ovviamente, anche quelle, ma dobbiamo cercare di mettere delle emozioni che non ci danneggino. Osserva che cosa fanno le persone. Ad esempio, se tu vuoi una persona che non sia rompicoglioni e hai a che fare con una che quando la vedi, si attorciglia i capelli in questo modo, io non posso fare l'esempio, ma una donna che si attorciglia i capelli in questo modo, attorcigliarsi i capelli è desiderio di morboso possesso, quindi sarà una rompicoglioni assurda una così, no? Quindi facciamo attenzione a tutte le bandierine rosse che possono arrivare. Non dobbiamo ignorare, dobbiamo diventare veramente dei detective da questo punto di vista, perché usiamo la parte logica che comunica, attraverso il linguaggio, dobbiamo fare ragionamenti. E l'esempio che faccio di solito, la parte logica è un po' come il generale che deve dare le giuste strategie per vincere la guerra, ma invece l'esercito è la parte inconscia, no? Quindi la vera possibilità di vincere la guerra è unione tra parte inconscia o istinto e parte emotiva o parte razionale, fondamentalmente, no? Tenendo presente che noi spesso ci creiamo tanti limiti, quindi dobbiamo abbattere i nostri limiti. Sapete come facevano una volta a imprigionare un elefante in India? Proprio perché l'elefante è un animale che ha tanta memoria. Prendevano un elefante piccolo e lo mettevano, diciamo, lo legavano a un piccolo paletto. L'elefante piccolo provava a liberarsi e non ci riusciva.
E allora, poi che succedeva? Quando l'elefante poi cresceva, lo legavano allo stesso paletto e lui non ci provava neanche più a liberarsi perché aveva la memoria e questo è un po' l'imprinting, cioè ne hanno creato un imprinting apposito. Ma se lui ci avesse provato da adulto, si sarebbe liberato in un batter d'occhio, perché con la forza dell'elefante avrebbe sradicato tranquillamente il paletto. Quindi, quando voi non riuscite a fare qualcosa, i limiti non sono quelli dell'oggi, sono quelli del ieri. Quindi questo è il problema, che voi reagite sulla base di quelli che sono i limiti del ieri, non i limiti dell'oggi. Quindi non lasciatevi condizionare. Non accettate situazioni che non vi piacciono perché da bambini ha un senso l'abbandono, ad esempio, no? Se tu sei un bambino piccolo e vieni rifiutato dai genitori, morirai. Se sei un bambino piccolo e vieni abbandonato, probabilmente morirai, ma non se sei un adulto. Noi continuiamo a dare le stesse risposte come se fossimo dei bambini piccoli. E quindi dobbiamo invece renderci conto che siamo diventati persone adulte, acquisire questa consapevolezza, non essere più, diciamo, come possiamo dire, condizionati da queste cose, perché altrimenti rimarremo bloccati per sempre, no? Saremo come il pesce che gira nella boccia, il pesce rosso, non consapevole del fatto che al di fuori che al di fuori c'è l'oceano dove potrebbe essere veramente libero. Quindi noi dobbiamo prendere atto di questo, no? E quindi, come dice Giorgio Camelli, si creano delle vere forme pensiero, delle egregore che continuano a condizionarci. Sono con quelli che Vadim Zeland chiama i pendoli. Che cosa sono sti pendoli o egregore, forme pensiero? Poi ogni specialità ha dato dei nomi suoi. Sono dei limiti che noi ci imponiamo. Una forma pensiero è un pensiero intensamente pensato che acquisisce vita propria e ci condiziona. Cioè il pensiero, quando io inizio a pensare sono sfortunato, beh, lo penso una volta, ma se continuamente continuo a pensare sono sfortunato e altre persone magari mi dicono è vero, sei sfortunato, questo pensiero è come se acquisisse vita propria e inizia a condizionare la mia mente, inizia a condizionare i miei comportamenti, inizia a condizionare il mio cervello, cioè da pensiero semplice è diventato pensiero complesso, è diventato un complesso, quelli che Jung chiamava anche complessi. E quindi i complessi o forme pensiero o egregore sono dei pensieri strutturati che iniziano a condizionare la nostra vita. Noi non governiamo più i nostri pensieri come dovremmo fare, la nostra coscienza, ma sono i nostri pensieri a condizionare noi. E questo è da tenere presente. Quindi questo è il punto fondamentale della nostra vita. Pensate alla carriera di Mia Martini, passata per una che portava Iella. Ah beh, questa storia non la conoscevo tanto, però forse avevo sentito qualcosa. Beh, anche un altro cantante, Masini, veniva detto che portava Iella, ad esempio. Queste sono egregore, sono cose che ti condizionano se tu ti lasci condizionare. Non dobbiamo assolutamente farci condizionare da questo, quindi dobbiamo lottare con tutte le nostre forze, ma per poter lottare con tutte le nostre forze dobbiamo, come dire, anche nella seduzione, ovviamente, se tu ti lasci condizionare dal fatto che tanto non ti meriti nulla, che tanto qualunque cosa capiti è un di più per te, noi dobbiamo, invece uscire fuori da questa situazione e come possiamo farlo? Con la consapevolezza. La prima cosa è la consapevolezza. La prima cosa è, diciamo, diventare, diciamo, forti. Con il vaffanculo. Brava Roxy Rosa, perché Masini ha scritto vaffanculo. E quello è importante, no? Avere un atto di coraggio. Io me ne fotto, tu mi colpisci, ma io ti colpisco ancora più forte. E questo è. Io direi che sia una cosa fondamentale. Quindi noi dobbiamo imparare a stimolare, non ricordo però, lo ripeto ancora per l'ennesima volta, chi vuol fare le domande deve fare o una donazione o fare un abbonamento. Questo per rispetto
alle persone che sono abbonato che fanno le donazioni. Quindi lo ripeto, le domande in chat fatele pure, ma dovete fare o l'abbonamento o una donazione, per rispetto giustamente per le persone che sono abbonate o che fanno le donazioni. Allora, stavo dicendo quindi che dobbiamo imparare noi a gestire la nostra comunicazione non verbale e a gestirla verso il nostro interlocutore. Quindi le risposte, diciamo, dobbiamo imparare a gestire la prosemica, la cinesica, la paralinguistica, i contatti, dobbiamo imparare a gestire le nostre emozioni, dobbiamo imparare a stimolare le altre persone. Quindi devi sapere che l'inconscio ha bisogno costantemente di tensioni e quindi se non gliele dai tu, se le andrà a prendere da qualche altra parte. Quindi salutiamo anche Agatha. Immagina di giocare a battaglia navale, no? Quando tu mandi uno stimolo e osservi la risposta dell'altra persona. La paralinguistica sono tutti i tratti sopra e sotto segmentali della voce, il tono di voce, la durata, quanto dura. Se uso un tono duro, ad esempio, sapere usare toni duri e toni dolci è fondamentale nella seduzione, perché il tono duro che archetipo tacchete rimanda alla sgridata e coinvolge tutta una tipologia di persone. Il tono morbido, sottolinea Marilene, invece che ha come archetipo Maluma, coinvolge un'altra tipologia di persone. Queste poi le spiego meglio nel seminario che faccio su questo canale. Vi ricordo intanto che su questo canale ci sono dei seminari che si svolgono a lunedì e giovedì. Oggi non c'è, no, domani non ci sarà perché è il 1º maggio, ma indipendentemente da quando non sono giorni festivi, lunedì e giovedì alle 18:45. Seminari dove tratto approfonditamente tante tematiche. Qua ci sono diverse persone che mi seguono e seguono anche i seminari, che possono dirlo. Quindi chi vuole veramente approfondire, come dire, con metodi ingegneristico, direi, queste tematiche può abbonarsi, abbonamento base a questo canale e può seguire le lezioni che veramente con un costo bassissimo, devo dire, penso che possano portare dei benefici. Comunque ci sono tante persone che seguono, quindi lo sanno, insomma. Quindi questo i seminari con l'abbonamento base, devi fare l'abbonamento base, qui costa 9 euro, mi sembra. Fai l'abbonamento base e poi puoi seguire i seminari, Agatha, però devi fare l'abbonamento base e li troverai poi nella community, sezione community. Quindi è molto importante questo, imparare a gestire, imparare a capire se stiamo dando le giuste tensioni all'altra persona o se diciamo, o se, come possiamo dire, se sappiamo in grado di dare le giuste emozioni alla persona o se sappiamo ricevere le giuste emozioni. Quindi questo è un punto molto importante, un punto fondamentale. E osserviamo, no? Perché se io, ad esempio, parlo con una persona e butto lì, ad esempio, nella conversazione pronuncio la parola libertà, ad esempio, pronuncio la parola libertà e noto che l'altra persona su libertà si gratta o si tocca il naso, significa che questa persona la libertà la soffre, la patisce, vive in una condizione di condizionamento, avrà il complesso di condizionamento. E questo lo capisco tramite un gesto di cinesica, perché la cinesica è la gestualità, ad esempio questo è un gesto di cinesica, la mimica fa parte della cinesica. E quindi tutte queste gestualità mi fanno capire se sto dando le tensioni, ma devo fare un'associazione precisa tra correlazione, causa e effetto, cioè nel senso che se una persona si mordicchia le labbra, che sarebbe un segnale di gradimento, ma lo fa guardando il culo della cameriera, tu sei al ristorante con uno che dice: "Ah, cavolo, si è mordicchiato le labbra." Sì, ma guardava te o guardava il culo della cameriera? Perché se si mordicchiava le labbra guardando il culo della cameriera è perché, diciamo, salutiamo Crazy, è perché, come dire, è il culo della cameriera che lo coinvolge. E se il culo della cameriera lo coinvolge, vuol dire che il tuo culo non lo coinvolge. Questo è un altro punto fondamentale, no? Quindi
Già sai che sì che quello è un segnale positivo, ma sul culo della cameriera, perché dove è indirizzata? La vista è un po' come il radar, no? Se la vista è direzionata sul culo della cameriera e lui si mordicchia le labbra, vuol dire che di te, ad esempio, non gliene frega assolutamente niente. Tu sei sempre una, come dire, che vale poco per lui, no? Mentre invece lo eccita il culo della cameriera, non il tuo culo, diciamo così, un culo solo eccita. Ecco, quindi questo è un punto fondamentale, no? Perché così riesci a capire, no? Cioè, vanno contestualizzati i segnali ed è il senso della vista che dà la direzione fondamentalmente. Ovviamente, per far innamorare anche a distanza, devi dare il numero, devi essere tu. Devi diventare la fonte di approvvigionamento emotivo per quella persona, cioè devi essere tu che gli dai emozioni e non deve essere il culo della cameriera che gli dà emozioni, perché se è il culo della cameriera che gli dà emozioni è un esempio quello del culo, ovviamente, perché il culo potrebbe, ad esempio, azionare che cosa? Azionare un meccanismo di inadeguatezza. Perché uno deve fare un linguino guardando il culo della cameriera? E non fa un linguino guardando il tuo culo, ad esempio, perché il culo della cameriera è proibito e il tuo no, ad esempio, no? Il culo della cameriera lo desidera e il tuo non lo desidera. Beh, questo è per fare un esempio, ma potrebbe essere anche qualunque altra cosa, no? Perché noi, come dire, se uno, come dire, parla sempre della libertà, per dire, è perché la libertà, perché la libertà non ce l'ha. Ma vi faccio un esempio. Che cos'è? Se voi andate a parlare, ad esempio, fatevi questo esempio, che tanto per capire che secondo me è importante. Se voi andate a parlare al sultano del Brunei, che gli escono i soldi dalle orecchie, no? Lo sceicco del Brunei, il sultano del Brunei, che sarà quello più ricco. Il Brunei, sapete, no? È uno degli stati che col petrolio è più ricco del mondo. Il sultano del Brunei ha i soldi che gli escono dalle orecchie, apre e vomita soldi. Se a quello lì speri di sedurre questo qua, parlandogli della possibilità di fare una di vincere col gratta e vinci, è quello che cavolo gliene frega. Come fai al sultano del Brunei a sperare di coinvolgerlo parlando della possibilità di vincita col gratta e vinci? Quello, cioè i soldi che gli escono dalle orecchie, cioè per lui il gratta e vinci da 10 milioni è come una scoreggia, non gli interessa niente. Il gratta e vinci invece se ne vai a parlare col catramista cassa integrato lo attizzi. Perché quello non c'ha un soldo, quello non sa mettere assieme il pranzo con la cena, il catramista cassa integrato. E quindi la possibilità di vincere al gratta e vinci per lui è un'emozione forte. Quindi non è che la stessa cosa vale per tutti, no? Non è che la stessa cosa vale per tutti. Questo è da tenere presente, no? Dobbiamo tenerlo presente. Quindi tu lo stimolo giusto devi darlo conoscendo la persona che hai davanti. È fondamentale, no? Questo. Il catramista cassa integrato con i soldi lo agganci. Il sultano del Brunei con i soldi lo sganci. Non so come dire. Se tu vai a parlare di morte, facciamo un esempio. Se tu vai a parlare di morte a un impresario di pompe funebri, la voglio mettere. Bisogna sempre mettersi in gioco, chicca, sempre mettersi in gioco. Per fare un esempio, se vai a parlare di morte a un impresario di pompe funebri, percepirà la morte in modo diverso rispetto a quello, diciamo, che al parente che magari ha perso la persona cara e che è quello lì. Perché l'impresario di pompe funebri quel funerale lo vede come un guadagno, quell'altro lo vede come una grave perdita. Questo capite, no? Cioè, l'impresario di pompe funebri ci campa sul fatto che le persone muoiono. Mentre tu che hai perso la persona cara e ci soffri, no? Quindi sono due cose completamente diverse, no? Questo.
Beh, il sultano del Brunei lo potrai coinvolgere magari perché avrà problematiche, che ne so, di salute, ad esempio. Faccio un esempio, magari no, però il sultano del Brunei potrebbe avere paura di morire, perché tu, se tu al sultano del Brunei gli dici, ci sono persone ricchissime che però poi magari muoiono, si reincarnano e si reincarnano in, che ne so, i maiali, perché per i musulmani, ad esempio, il maiale è considerato una bestia immonda. Il sultano del Brunei avrà paura di morire pure lui, immagino. Anzi, proprio perché ha tanti soldi, perché magari il catramista cassaintegrato non vede l'ora di schiattare, no? Magari non è vero, però per dire, no? Dice, vabbè, mi tolgo dalla vita, mi tolgo di qua, tanto sono sfigato, qua, là. La morte non è il peggior di tutti i mali, come dicono, ma invece sul sultano del Brunei, perché più una persona ha, più ha paura di perdere le cose, per fare un esempio, no? E quindi, e poi bisogna vedere tante cose. Quindi non è che il sultano del Brunei è esente, diciamo, da turbamenti. C'è pure il sultano del Brunei, devo capire quali sono. Sicuramente non sono i soldi, diciamo così. Sicuramente non sono i soldi che agganciano il sultano del Brunei, ma potrebbe essere la paura della morte. Potrebbero essere delle paure che lui ha vissuto, che interagendo, e se tu glieli amplifichi, gli dai degli stimoli. Ovviamente non c'è una regola quindi base che diciamo va bene con tutti, perché la seduzione è finalizzata, diciamo, deve essere effettuata in modo, facendo parcheggiare in modo di diritto di sosta. La seduzione deve essere fatta in modo finalizzato, no? In modo ad personam, non ab cazzum, come fate voi. Quindi è un atto d'amore la seduzione per quello, perché io vado a fare quello. E bisogna sempre crederci. Questo è un punto fondamentale, perché la cosa fondamentale che dobbiamo avere è la motivazione. Dobbiamo sempre crederci. E dal primo vagito all'ultimo respiro dobbiamo avere sempre la motivazione di fare le cose, perché è soltanto facendo che ci possiamo dare emozioni. Paradossalmente, quando uno non si dà emozione, tende a chiudersi in se stesso, tende alla rinuncia, noi non dobbiamo mai rinunciare. Quindi fate, perché questa è una regola fondamentale che andrebbe, varrebbe soltanto quello che vi sto per dire adesso, una donazione o un abbonamento, l'azione inibisce la riflessione, quindi quando siete in condizioni, diciamo, eccessivamente riflessive, ah, non c'ho voglia di fare niente, non c'ho voglia di qua, non c'ho voglia, fate qualcosa, perché è solo facendo che andrete a, come dire, eliminare questi pensieri negativi, questi pensieri nefasti. Quindi questo è un punto fondamentale. Salutiamo anche Wormhole, benvenuta anche a Wormhole. Ecco, quindi dobbiamo imparare, diciamo, ad agire in questo modo, ma soprattutto per amore per gli altri, ma anche per amore verso noi stessi, perché dare amore a se stessi è molto importante. Come disse con Tom Cruise in Top Gun. Se lassù pensi un attimo, sei morto, agisce. È vero, l'azione è fondamentale. L'azione è fondamentale. Ma quando ci troviamo sempre nelle stesse situazioni, dobbiamo renderci conto di una cosa, che facciamo sempre le stesse cose. Quindi, quando ti rendi conto che ottieni sempre gli stessi risultati, vedilo come un insegnamento, non come una sconfitta. D'altra parte, restando prettamente in un'ottica di PNL, PNListica, non esiste la sconfitta, esiste soltanto, diciamo, l'insegnamento. Quindi, se tu ti trovi sempre nelle stesse situazioni, è perché fai sempre le stesse cose. Quindi, prova a interrompere gli schemi, prova a fare cose diverse, prova a cambiare se quello che i risultati che ottieni non ti piacciono. Prova a mettere in atto queste cose, perché soltanto in questo modo riuscirai ad avere dei grandi risultati. Soltanto in questo modo riuscirai a abbattere, diciamo,
situazioni negative, situazioni nefaste, ritrovare una cosa che è fondamentale per noi, è la voglia di vivere, perché la voglia di vivere è fondamentale. Quindi dobbiamo dare la precedenza a noi stessi ed è un punto fondamentale, no? Non importa quanti anni avete, se siete giovani, se siete anziani. Se siete anche a 150 anni, dobbiamo sempre avere voglia di vivere, voglia di imparare qualcosa. Fin tanto che imparerai qualcosa nella tua vita, non sarà un giorno perso, non sarà una situazione persa. E non importa l'età, anche se siete anziani, giovani, vecchi, bambini, non importa. Beh, i bambini imparano naturalmente, ma anche se sei anziano, se sei vecchio, devi comunque imparare sempre, manifestare sempre, agire, agire. Beh, la vita non è vero che la vita non torna mai ad essere la stessa, cioè la vita cambia sempre. Purtroppo, per fortuna, la vita cambia sempre. La vita cambia sempre. Fa parte delle regole del gioco. E quindi in qualunque situazione noi ci troviamo, possiamo vivere delle situazioni pesanti, ma piano piano possiamo uscirne fuori. È ovvio che dobbiamo iniziare a, come possiamo dire, cambiare i nostri pensieri, perché se uno inizia a pensare, le cose mi vanno male, mi è capitato questo, mi va tutto male, noi dobbiamo, diciamo, imparare a cambiare i pensieri, dobbiamo imparare a modificare i pensieri, dobbiamo imparare a destrutturare i pensieri e a mettere pensieri nuovi, perché pensieri nuovi generano comportamenti nuovi, pensieri nuovi danno nuove possibilità. Sono soltanto mettendo pensieri nuovi che noi possiamo ottenere situazioni nuove. Quindi i cambiamenti avvengono, dobbiamo avere la volontà di farlo. Anche un lutto può, diciamo, essere tranquillamente superato se mettiamo i nostri pensieri e se ci rendiamo conto che la vita è questa. Cioè, la vita purtroppo fa parte delle regole del gioco: si nasce, si vive e si muore. Ma dopo la morte c'è una rinascita, quindi c'è un'altra vita. Quindi, questo è quello che io credo. E quindi questo è fondamentale farlo, quindi rendersi conto che le cose cambieranno, che anche noi stessi moriremo, le persone care, o moriamo noi o moriranno le persone care che abbiamo, ma questo fa parte della vita, fa parte di quel gioco chiamato vita. Non possiamo impedire questo che avvenga, perché sarebbe non avere una corretta visione della realtà. Intanto tutti noi abbiamo due certezze nella vita. La prima certezza è che moriremo. La seconda certezza è che non sappiamo quando moriremo, ma moriremo comunque. E anche un bambino nato oggi prima o poi morirà, anche se tra l'altro ci sono alcuni che muoiono prima di nascere ancora, no? Per dire. Pensate a tutti quelli che, ad esempio, agli aborti, muoiono prima di nascere. O quelli che nascono e muoiono subito dopo, o quelli che muoiono a 10 anni, a 20 anni, a 15 anni, quelli che muoiono a 120 anni. Quindi non è, la morte è un cambiamento. Se ci pensiamo bene, la morte come estinzione di noi stessi non esiste. Certo, cambiamo dimensione, cambiamo prospettiva, ma è come cambiare camera d'albergo. Tu sei in un albergo e hai una certa visuale. E questa visuale la chiami vita nel mondo delle forme. La morte è un passaggio, una traslazione in un'altra dimensione. Temporaneamente vai in un altro albergo, vivi, vedi un'altra vista, fai altre esperienze, poi magari ritorni nel vecchio albergo, per dire in forme diverse. Quindi noi dobbiamo, diciamo, accettare questa cosa perché fa parte della vita. D'altra parte, se noi non avessimo le memorie, purtroppo nelle vite passate è difficile avere memorie, avremmo paura anche di andare a dormire, perché ogni volta che noi andiamo a dormire, perdiamo coscienza. Se non avessimo la memoria del giorno prima, ogni giorno che ci svegliamo sarebbe un giorno nuovo. Provate a pensare a questa cosa. Se voi non aveste memoria del fatto che avete vissuto dei giorni precedenti, ogni giorno sarebbe una rinascita. Quando aprite gli occhi sono nato.
non so niente, chi sono, poi vado a dormire, muoio e quindi ho paura di andare a dormire, ma ho paura perché non conosco. Quindi le persone che, diciamo, le persone che riescono ad avere, diciamo, questa capacità, riescono ad avere una visione diversa della vita, no? Poi stare male per un lutto importante è normale, stare male è normale, ma l'importante è avere una visione, andare in una direzione e questo è fondamentale. La vita adesso, dice Baglioni, sì, è vero, nel vecchio albergo della terra, ognuno in una stanza, in una storia di mattini più leggeri e cieli smarginati di speranza. La vita adesso è bella questa frase. La vita adesso nel vecchio albergo della terra, ognuno in una stanza, in una storia di mattini più leggeri e cieli smarginati di speranza. E questa è una bella frase di Baglioni che mi piace. Non so se l'ha scritta Baglioni, le scriveva anche lui, le canzoni cantava. Comunque, questo è il punto fondamentale che dobbiamo imparare.